Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Marco San Micheli, direttore del Museo del Design Italiano della Triennale e sono lieto di darvi il benvenuto a uno degli Open Talks di questo super salone curato da Stefano Boeri, ma la sezione che ci ospita è invece un lavoro di Maria Cristina Didero, che saluto e ringrazio per avermi invitato a introdurre e conversare con uno dei protagonisti dell'architettura e del design internazionale. Just a quick introduction, this conversation is going to be in Italian, and due to our friends following us through the social media platforms, we have to give to this part of the audience our shoulder, so please apologize, it's not on purpose. Dicevo che ai colleghi che appunto agli amici che daremo le spalle, perché per coloro che ci seguono da casa, come si suol dire, dobbiamo guardare in camera. Introdurre Michele De Lucchi non è semplice, soprattutto perché è stato un protagonista di alcune delle vicende più importanti della storia recente del design e dell'architettura internazionale, e oggi con il suo studio è ambasciatore di un modo di interpretare la cultura del progetto, l'architettura e il design estremamente rivoluzionario, perché ha quella volontà di rivedere, riscrivere alcuni dei paradigmi dell'abitare, del vivere insieme, del costruire comunità e del creare architettura. Parlo di costruire comunità perché una delle vicende, di solito si nominano con grande facilità alchimia e Memphis nella carriera dell'architetto De Lucchi, ma di sicuro la vicenda olivettiana e quindi fare parte di questa grande azienda che ha costruito comunità deve aver forgiato nel profondo la sua personalità, visto che ha vissuto quel momento non solo dividendo spazi, scrivanie e luogo del lavoro con grandi eroi del nostro paese come Ettore Sozzas, ma perché dopo quell'esperienza il suo nome si è legato a imprese culturali, a spazi che fanno parte della nostra vita quotidiana, banche, poste, musei, perché a volte quando si parla di architettura e di design sembra qualche cosa che sta in un empirio lontano, mentre invece è una delle arti che più ha effetti nella quotidianità di ciascuno di noi. Ha fatto parte di board di musei, invitato da grandi istituzioni, è un collega della Triennale perché siede nel comitato scientifico del museo e ha partecipato alla Biennale di Venezia di architettura tra è stato direttore di Domus, è attivo in differenti paesi, ma è soprattutto un cittadino italiano che credo rappresenti al meglio le qualità che il nostro paese incarna storicamente e che cerca attraverso la storia di prendere una rincorsa per affrontare il presente. Buongiorno architetto De Lucchi e benvenuto. Ciao Marco. Potremmo cominciare a far partire la presentazione, perché parlare di tutti i progetti di Michele De Lucchi sarebbe molto difficile in questa quarantina di minuti dove converseremo, ma più che altro io insieme a voi ascolteremo l'architetto De Lucchi. C'è un capitolo che è anche poi raccontato in questo libro estremamente avvincente che si chiama Earth Station, Stations, architetture per il pianeta Terra, che Michele De Lucchi ha pubblicato per Silvana Editoriale ed è firmato non solo dall'architetto ma da questa sigla a cui chiederei subito di dare riscontro, AMDL Circle. Chi sono i poeti estinti di questo circolo AMDL? Marco, beh, tu mi conosci bene, per cui sai che sono all'apparenza calmo e tranquillo, in realtà sono di un'impazienza assoluta, cioè non riesco a trattenere da fare, da pensare, da trovare delle idee, delle soluzioni. E devo assolutamente soddisfare questa impazienza perché sennò non vivo, è un'angoscia
Poi, chi di voi è impaziente sa quanta fatica si sta lì. E tempo fa, quindi, impaziente perché mi sembrava che non si facesse niente, nonostante queste grandi trasformazioni, questi grandi cambiamenti, nonostante tutta la tecnologia, le scoperte scientifiche dei nostri tempi, nonostante tutto si cambia troppo poco. E allora ho incominciato a radunare degli amici che sono i miei collaboratori prima di tutto, dei colleghi, ma anche psicanalisti, anche antropologi, anche scienziati della neurologia e tanti altri. E nel momento in cui dovevo nominare questo gruppo di persone che non avevano in realtà una omogeneità né disciplinare né altro, ho trovato il nome Circle che mi sembrava andasse bene. E così ho creato questo Circle, che non è niente, non è una entità di nessun genere, è un gruppo di persone con i quali affrontiamo con un po' più di impazienza questo momento che sappiamo tutti che dobbiamo affrontare e per il quale vorremmo trovare delle soluzioni belle, cioè positive. Vogliamo andare nel futuro contenti perché quello che lasciamo alle nuove generazioni è anche migliore di quello che abbiamo ricevuto noi quando siamo arrivati noi. E con questo circle abbiamo fatto le Earth Stations, le stazioni del pianeta Terra. Cioè ci siamo detti, se vogliamo fare qualcosa bisogna prima di tutto far nascere la voglia di fare qualche cosa di nuovo. Se vogliamo fare qualche cosa dobbiamo dare delle idee, dobbiamo dimostrare che c'è ragione di fare delle cose nuove. E quindi abbiamo fatto dei progetti che, se non sbaglio, ecco sì, che dovete vedere qui, sono dei progetti, non ve li racconto uno per uno perché ci vuole molto tempo e poi sono sicuro che vi farei nascere delle idee e ci metteremo a discutere e mi piacerebbe tantissimo, ma non lo possiamo fare oggi. Queste Air Stations sono proprio semplicemente una maniera di pensare all'architettura, non più da architetti, ma da persone del nostro tempo che non si accontentano di essere architetti. E quindi con gli amici antropologi, scienziati, psicanalisti soprattutto. Perché qui a Milano c'è un gruppo di psicanalisti molto agguerriti, sia psicanalisti terapeuti, sia psicanalisti dell'organizzazione, poi anche sociologi sicuramente. E con tutti ho raccolto le idee che mi sembravano più concrete e più trasferibili in un progetto di architettura visualizzabile, un progetto di architettura che si potesse far vedere. E questo un po' ha calmato la mia ansia e la mia impazienza, perché in effetti oggi si possono visualizzare le cose con così tanta precisione e realismo che ne approfitto anche di questo. Mi piacerebbe approfondire se ti va questo tema dell'ausilio della psicanalisi, questa volontà di approfondire il mistero dell'io come contributo al progetto. Mi piace anche ricordare una persona che non c'è più, l'ingegnere Ernesto Gismondi, che negli anni 90 rivoluziona il mondo della luce con un progetto che si chiamava The Human Light, e lui invitò in azienda psicologi, psicanalisti, sociologi a contribuire alle fasi operative, creative e progettuali di qualcosa che prima sembrava solo dovesse essere gestito da architetti, tecnici ed ingegneri. Sì, sì, certo. C'ero anch'io in quel gruppo lì, era bello, era molto stimolante e sicuramente anche quello non è stato semplicemente un sasso buttato nell'acqua, ma è stato qualcosa che nel tempo ha creato tutta una serie di convinzioni. Cioè, del resto, se ci pensiamo bene, è chiaro che l'ambiente in cui viviamo condiziona la nostra personalità.
condiziona la nostra maniera di pensare? Beh, è facile pensare che se qualcuno nasce nel Bronx, se un bambino nasce nel Bronx o nasce nella 75esima, insomma, la relazione con il mondo gli cambia sicuramente la sua maniera di percepire le cose, di vedere la società, di pensare alla città, al futuro, alle relazioni. E, ecco, sicuramente, per esempio, lo spazio non va più pensato come un luogo di separazione, ma va pensato come un luogo di coinvolgimento, dove si mettono insieme gli interessi, le personalità, i problemi, le ricerche. Ecco, per esempio, mi piace molto, e c'è scritto nel libro lì, pensare che gli architetti devono incominciare a progettare, non più pensando ai muri che servono per dividere, come è stato insegnato a me, come è stato insegnato a tutti, che i muri servono per dividere le proprietà, per dividere il bagno dalla camera da letto, la cucina dalla sala da pranzo. Il muro serve per dividere, cioè, Trump ci ha pensato, cioè, ne ha approfittato, ha detto i muri servono per dividere, facciamo subito un bel muro gigantesco. Beh, prima di lui i cinesi, cioè, e lo facevano anche meglio. I muri servono per mettere insieme le cose, altro che per dividere. Cioè, se noi potessimo proprio far nascere una nuova generazione di architetti che pensano ai muri come strumenti di connessione, beh, entreremmo a pie pari anche in una mentalità, che è la mentalità con la quale stiamo vivendo oggi e che vorremmo un po' fosse la mentalità non solamente nostra, di noi che siamo qua, ma un po' di tutti. Entreremo in questo mondo con molta più, anche con molta più autorità, perché il ruolo dell'architetto, appunto, non è di progettare le case, di dare forma alle cose, scegliere i materiali, i colori, ma il ruolo dell'architetto è progettare i comportamenti, capire come questi muri, queste porte, queste composizioni, questi colori intervengono nella vita degli altri e diventano fattori essenziali della crescita di ogni singola persona. Ecco, gli psicanalisti di tutti i generi, anche gli psicanalisti degli psicanalisti che ho incontrato, che mi sono piaciuti molto, che non sapevo che esistessero degli psicanalisti per aiutare gli psicanalisti a vivere solidamente la loro professione. Beh, loro mi hanno aiutato molto a capire questo. E in particolare c'è una conversazione nel libro con una psicanalista dell'infanzia che sta studiando proprio come, si chiama Donatella Caprioglio, come i bambini assorbono e fanno diventare loro gli ambienti nei quali sono nati, hanno vissuto l'infanzia e hanno man mano costruito la loro identità. Vi dirò che sento anche molto il tema della psicanalisi dell'infanzia, perché per un fatto molto personale, che è la ragione per la quale ho la barba e che racconto spesso, perché riguarda la mia vita di bambino e la mia vita di bambino con mio fratello gemello, che è identico a me. Identico a me. Io non so se sono io o se sono lui, perché probabilmente da bambini ci hanno scambiato. Eravamo così uguali, eravamo così proprio anche abituati a comportarci nella stessa maniera, che appena è nato qualche segno qua sul viso, mi sono lasciato crescere la barba e perlomeno, e lui chiaramente si tagliava la barba, abbiamo incominciato a distinguerci. A cercare in tutti i modi di essere differente. Tant'è vero che dico che la barba è stato il mio primo progetto, perché progettare vuol dire costruire differenza, vuol dire costruire identità, vuol dire affrontare il tema di
di come relazionarsi con gli altri e cosa c'è di più sintetico e autentico che non progettare se stessi come ci si guarda, come ci si... Scusa, ma mi fa venire in mente che due giorni fa ho incontrato uno di questi amici psicanalisti che mi ha raccontato una cosa incredibile, che non ci avevo mai pensato, che c'è una grande differenza nella maniera di incontrarsi tra occidentali e orientali. Perché noi occidentali, quando ci guardiamo in faccia, concentriamo la nostra attenzione negli occhi e in seconda fase nella bocca. Gli orientali concentrano la loro attenzione sul naso. E questa è una cosa scientificamente provata, cioè non è una battuta che qualcuno si è accorto, ma è scientificamente provato. E nasce da tutta una serie di assunti che abbiamo come persone, come proprio legati alle nostre culture, che fanno sì che nel viso ci colpiscono e ci accentriamo di più su certi particolari piuttosto che di altri. Non so come facciano con la mascherina adesso che nasconde naso e bocca, ma in qualche maniera ce la faranno anche loro. Beh, curioso, ci farò senz'altro attenzione. Mentre parliamo scorrono delle immagini estremamente visionarie. Abbiamo parlato del mistero dell'io, abbiamo parlato del potere del contesto, però la potenza visiva di queste immagini fanno parte di una maturità e di certo di un percorso che le ha sintetizzate. Ti chiederei di raccontare, visto che probabilmente tra il pubblico ci sono molti architetti, designer, come sono nate queste forme. Sì, Air Stations. Intanto devo dire che qui, nonostante tutto, non c'è per niente fantascienza. Non c'è Air Stations, non vuol dire tornare sulla Terra dopo essere stati su Marte, su Giove, sulla Luna. Non sono stazioni interplanetarie. Sono proprio stazioni del pianeta Terra per stare qui sulla Terra. E sono stazioni proprio perché sono dei luoghi dove andare per scegliere una destinazione. E la destinazione sappiamo benissimo qual è. La destinazione è riuscire a stare qua. E quindi le ho chiamate stazioni proprio per dargli una fisionomia che corrisponde molto alla fisionomia di che cosa ci aspettiamo sia l'architettura. Poi, se notate, sono tutti edifici nonostante siano di quattro famiglie diverse, perché ad oggi le Air Stations sono quattro famiglie. Ecco, sono tutte degli edifici che non hanno una facciata unica, un retro, un destro e un sinistro, come lo hanno tanti palazzi rinascimentali o tanti palazzi della nostra storia, della città. Sono edifici che hanno una loro identità da qualunque parte ti avvicini. Sono quindi proprio dei luoghi di incontro, come vi dicevo, sono dei luoghi che cercano di tenere insieme e di trovare soprattutto le ragioni per tenere insieme, le ragioni per mettere insieme persone, intenti, posizioni, convinzioni, ragioni d'essere e di stare. E ho trovato appunto quattro ragioni per fare questo. Una ragione è il bisogno di crescere in tutti noi la voglia, la fantasia, il bisogno di essere creativi, di affrontare il nostro momento critico con creatività. Non possiamo affrontare il momento critico rinunciando ad affrontarlo. E non è per niente ovvio, perché non è per niente ovvio che quando ci troviamo di fronte a un problema, affrontiamo il problema. Anzi, ci viene anche voglia di schivare via i guai e di lasciar perdere.
Ecco, per fare questo ho trovato che proprio nella professione di tutti i giorni, che più funzioni si mettono insieme in un progetto, più si creano occasioni di creatività, più si creano imprevisti. E voi sapete bene che gli imprevisti, quello che non è aspettato normalmente, è sempre una piccola scossa di energia, è sempre una piccola occasione per reagire e per pensare con la nostra testa. Questo lo vediamo facilmente nei musei, negli uffici, nei centri commerciali. Un museo oggi non è più un luogo dove si appendono i quadri e si mettono le sculture sui piedestalli, perché non è più solo questo. Nei musei si va per discutere, ci sono le aule didattiche, ci sono le aule conferenze, ci sono i ristoranti, ci sono le caffetterie, ci sono le librerie. Il museo è un luogo sempre più vivo, sempre più vivace. Anzi, il grande tema oggi è trovare nuove funzioni per far vivere i musei in una maniera più vitale, in una maniera più energetica e più fresca. Gli uffici non sono più dei scrivanie messe uno in fila all'altro con i computer belli in ordine perché non si veda disordine. Gli uffici sono per disegnare gli uffici oggi il difficile è trovare la ragione per portare la gente negli uffici. I giovani, i miei figli, i millennial non hanno nessuna voglia di andare in questi uffici polverosi, burocratici, dove stai lì 8 ore seduto pulito, composto, possibilmente con la cravatta e via dicendo. Vogliono andare in ufficio per ricevere qualche cosa indietro, per usare bene il loro tempo e per usare bene le potenzialità del mondo. Quindi gli uffici vanno pensati per far vivere e ottenere una qualità del tempo migliore, una qualità del tempo speso. Beh, ecco, tutto questo. Quindi una prima generazione di Air Station nascono attorno a queste problematiche. Una seconda nasce attorno alla problematica del clima, perché il clima, come sapete, sta diventando sempre più estremo e ci sono i climi desertici, i climi piovosi, i climi temperati che si stanno modificando, i climi polari e così via. E la più bella manifestazione del clima sono i lavori delle persone che lavorano con le mani, perché ogni clima ha un suo artigianato, ogni clima ha una sua fisionomia di architettura, ogni clima, i climi tropicali per esempio sono bellissimi perché hanno tutto il mondo del bambù, del legno, della vegetazione che diventa materia da usare con le mani. Beh, ecco, allora ho preso i 5 climi più importanti del pianeta e ho immaginato di costruire degli edifici, delle basiliche, delle cattedrali agli uomini che lavorano con le mani nei diversi climi, dove la cosa più bella che si fa con le mani e più buona anche e più gustosa è il mangiare. Sono le cose che si mangiano, perché anche il coltivare la terra, anche preparare da mangiare è un mestiere che si fa con le mani. Anzi, è quello che apprezziamo di più, perché il mangiare autentico non è quello stampato e buttato fuori a cannonate, ma è proprio quello che si fa con le mani. E molti trovano nel produrre il mangiare, nel far da mangiare, proprio una maniera di rappresentare, di testimoniare se stessi e di esprimere se stessi. Una terza famiglia di Air Stations è proprio semplicemente legata all'educazione. Semplicemente all'educazione perché, ma non è l'educazione, dico, che si insegna a scrivere, a leggere, perché l'educazione della conoscenza non è tanto conoscere, ma è come usare la conoscenza. Oggi le modalità con le quali entriamo in contatto con la conoscenza sono molto diverse da quelle per esempio con le quali sono entrato in contatto io quando ero studente. Le modalità con le quali entriamo a contatto con la conoscenza sono
i computer, i telefonini, il web e via così. Quello che trovo che manca e che ho studiato in queste immagini che vedete qui sono proprio le relazioni tra le generazioni diverse. Io ho qualcosa da dire, ma ho tanto da disimparare, perché ho visto che tante cose al mondo cambierebbero se noi disimparassimo tante consuetudini, tante convenzioni, tante maniere di fare le cose che non abbiamo mai pensato che possono essere fatte diversamente. Allora, queste education stations sono i luoghi del cambiamento, i luoghi dove le generazioni si aiutano. Beh, a me qualcheduno che mi insegna a usare i social, a usare il web, a usare le automobili elettriche, ce ne ho bisogno. E io da parte mia posso invece insegnare qualche cosa che deriva dalla mia esperienza, dalle amicizie che ho fatto nel tempo, di quello che considero sia possibile oggi proprio per rendere le cose più attraenti per buttarci verso il futuro. L'ultima generazione è quella appunto delle comunità, perché ho pensato che da architetto, disegnando tante residenze, tante case, tanti condomini, che quando disegno i condomini mi sembra proprio di disegnare il luogo del groviglio di vipere del racconto di Mauriac. Cioè i condomini che sono le comunità più di gente che vive sotto lo stesso tetto e che dovrebbe essere proprio la comunità delle persone che vive in maggiore armonia, in maggiore sintonia, sono invece molto spesso i luoghi dove esprimiamo il massimo della nostra aggressività, della nostra voglia di combattere, ma non nella maniera corretta. Beh, allora ho detto, ma come si fa a costruire dei condomini? Come si fa a pensare a dei condomini nei quali la gente voglia andare a vivere insieme? Mi sono detto, mettiamo insieme le passioni, i desideri, gli hobby, i sogni delle persone e costruiamo delle case per cui le persone che hanno comunità di interessi possano stare insieme. Perché non fare una casa per le persone che amano suonare insieme? Perché non fanno una casa per le persone che amano aggiustare le cose, che amano riparare tutto quello che si rompe? Perché non fare una casa per chi ama parlare, discutere, fare feste? Insomma, ho trovato 5-6 diverse ragioni per stare insieme e ho immaginato come potrebbe essere la casa per queste persone. Ma per portare il messaggio che dobbiamo costruire prima di tutto le ragioni per stare insieme, la voglia di stare insieme, la voglia di fare delle cose insieme. Non so se farei la casa per tutti quelli che amano il design, perché probabilmente diventerebbe un luogo impossibile. Diventerebbe un magazzino. Ascoltarti mi sorprende, perché hai parlato di impazienza, hai parlato di disimparare cose che non sono più utili, c'è quasi una forma di disobbedienza nel ripensare una serie, come dire, di paradigmi che non funzionano più. Eppure questi luoghi hanno un'identità anche profondamente arcaica, cioè nel senso del tornare a toccarsi, a stare insieme. Pensarlo adesso, dopo una serie di vincoli ci hanno così allontanato, mi fa ben sperare. E davanti abbiamo un pubblico qui a casa di persone che si trovano a Milano in occasione del Salone. Mi piace chiederti se brani di queste Earth Station si possono oggi trovare in pezzi che esistono già di città e di vita, magari anche citando alcune tue architetture, perché secondo me occorre rendere questi significati pratiche, comportamenti, tu dicevi, sì, all'inizio. Sì.
secondo me queste cose si incominciano a vedere, le incominciamo a sentire, perché alla fine gli argomenti sono sempre quelli, e guarda, per una volta posso dire che non sono più argomenti che vanno di moda, ma sono argomenti che dovranno rimanere per molto tempo. E il fatto che non sono più argomenti che vanno di moda, che sono da considerarsi come argomenti di moda, mi consola, mi fa piacere, perché deve essere così. E ecco, queste manifestazioni qui, per esempio, come il Super Salone, come il Salone del Mobile, come il Fuori Saloni, come le mostre che ci stanno venendo attorno, ci piacciono, ci fanno contenti, sappiamo che ricaveremo qualcosa di ritorno visitando queste mostre, queste cose, però in certi momenti ci mettono un po' in imbarazzo, penso un po' tutti quanti, ci mettono in imbarazzo perché dicono, ma mamma mia, quante cose vengono fatte che dopo magari non so, poi me la fanno sempre a me questa domanda, dico, ma per chi ha disegnato una nuova sedia se ci sono già 1 milione di sedie in giro? E trovare una risposta a questo è veramente, credo, un impegno di tutti. Un impegno di tutti, perché non possiamo pensare di andare nel futuro facendo rinunciare alle nuove generazioni a qualche cosa di cui noi abbiamo goduto e che ci siamo in qualche maniera goduti di godere per portargliela via a loro. Ma perché è giusto questo? Non è giusto. Dobbiamo fare in maniera che tutto questo sia possibile anche nel futuro, in una maniera sicuramente possibile, perché non andiamo a costruire montagne di rifiuti, non andiamo a costruire proprio questo spreco che ci angoscia tanto, uno spreco che ci angoscia tanto sia nell'alimentazione, nel mangiare, nel mondo dell'alimentare, sia nel mondo delle cose. Beh, questo allora... Mi vengono da dire delle cose. Una è che in ogni caso abbiamo bisogno di rappresentare questo mondo che cambia. Poi, sempre più ci stiamo avvicinando a questa idea che le cose naturali, il legno puro, non fa mai immondizia. Non c'è mai un pezzo di legno puro che sporca, che rovina, che diventa rifiuto. Il legno è sempre bellissimo, è sempre un materiale che funziona bene. Il legno poi ci aiuta a fare le foreste, ci aiuta a mantenere e a curare le foreste, ci aiuta a entrare più in sintonia con l'importanza del mondo vegetale nel mondo naturale. Le ricerche che fa Emanuele Coccia, che fa Stefano Mancuso, sono fondamentali, vanno assimilate nel profondo. L'intelligenza e la neurologia del mondo vegetale sono sempre più concrete, sono più sempre materia che forgia la mentalità del mondo di oggi. E poi, ecco, io credo che queste manifestazioni qui, come il Salone Immobile, come fuori, debbano diventare, penso un po', debbano diventare più teatrali. Non so se voi siete familiari con il mondo della scenografia, ma nella scenografia si fanno delle cose incredibili, bellissime, con niente. Un vaso del Cinquecento lo si disegna su un pezzo di carta ed ecco lì il vaso barocco o rinascimentale del Cinquecento. Cioè, è sufficiente portare la mente a immaginare quella cosa. Beh, anche questo, gli amici neurologi mi confermano che la percezione dell'immaginazione e la percezione della realtà molto spesso si confondono tra di loro e me lo spiegano molto facilmente quando mi dicono, quando viviamo un sogno e lo viviamo
veramente da sogno. Lo viviamo così intensamente che le percezioni che sentiamo di quel sogno non sono diverse dalle percezioni che sentiamo nella realtà. Dopodiché il distinto tra quello che è fantasia e quello che è realtà rimane sempre fondamentale nella vita. Però dobbiamo mettere più insieme, dobbiamo più giocare con queste cose qui. Ed ecco la ragione anche per cui ho fatto l'air station, che la fantasia e la realtà nella nostra mente, nel nostro sistema di percezione, sono sempre più da valorizzare insieme, sono sempre più fondamentali come argomenti che vivono insieme e ci plasmano insieme. Non so se si capisce. Io credo di sì. E però ti chiedo di approfondire un altro aspetto. Vedendo le Earth Station hanno una presenza fisica monumentale e molte delle azioni che hai descritto che avvengono dentro questi luoghi hanno una ritualità che appartiene anche alla cultura millenaria di tante geografie. Spezzare il pane, coltivare la terra, suonare insieme, appartengono appunto a una dimensione anche spirituale, pur essendo gesti molto pratici. Mi domandavo, ascoltandoti, se anche questo elemento è stato, come dire, una spinta al pensare dei luoghi. L'immagine di Copertina è una che poi vediamo scorrere, è questo grande edificio circolare che è, come dire, appoggiato a due crostoni. Io ho un ricordo di bambino velista attraverso il canale di Corinto, ma questo potrebbe essere un Kenya, un canyon ovunque nel mondo. È qualche cosa che ti rapisce. Senti, hai incominciato questo incontro parlando di Ettore Sozzas. Se voi guardate il lavoro di Ettore Sozzas, e tu me l'hai fatto venire in mente puro in questo momento, troverete, te le ricordi, gli oggetti per i riti, gli oggetti rituali, e poi troverete anche in quello che lui chiamava il festival, il pianeta come festival, qualche cosa di simile a quella. Lui aveva immaginato una specie di disco volante appoggiato sopra a un fiume che si chiamava, non mi ricordo, sono venuto fuori da là, cioè, volente o nolente, ho assorbito la mentalità di Ettore. Sapete, tu sai che io lo copiavo in tutto. Poi voi lo sapete, Ettore Sozzas era ambidestro, cioè scriveva con la matita e disegnava con la matita con la destra, poi se la passava sulla sinistra e andava avanti con la sinistra. Sai che sono stato mesi e mesi a cercare anch'io di fare. Io non sono per niente mancino, per cui ho fatto una fatica, dopo ho rinunciato. Però il ruolo di Ettore Sozzas nella mia vita è stato fondamentale e non posso negarlo. È stato lui che mi ha fatto entrare in Olivetti e nello stesso anno mi ha fatto partecipe di questa sua idea della Memphis, del design e dell'architettura provocatoria, d'avanguardia, balorda, come la chiamava lui. E quindi questa figura della persona di riferimento è un po' questo. Mi fai proprio pensare in questo momento a quanto devo al mio riferimento con Ettore. Non tanto perché lo copiavo, perché sì, l'ho copiato per un periodo, ma dopo oggi mi sento essere me stesso indipendentemente da tutto. Ma perché avere queste figure di riferimento è sempre molto, molto utile, proprio per entrare in una mentalità della vita che ha quel ritmo del rito, della celebrazione, del trovare sempre un fondamento di cui ho potuto godere io. Ti fa grande onore ricordare con gratitudine Sozzas, perché nonostante, come dire, la tua seniority, i maestri o comunque le persone che si incontrano lungo il cammino sono dei custodi. E quindi bellissimo. Eh,
presenti o non presenti, fisici o immateriali, sono con noi. Ci stiamo avviando alle battute conclusive di questa conversazione e vorrei chiederti di salutarci con un piccolo augurio, visto che in questi giorni si fa tanto parlare di, si parla tanto di ripartenza e di mille volontà. Quella che senti più urgente. Dai che il futuro è meglio del passato. Ce la faremo tutti, supereremo la crisi ambientale, supereremo la crisi sociale, supereremo la crisi economica. Dobbiamo mettersi insieme. Vorrei salutarti ritornando all'impazienza. Un giovanissimo Bruno Munari, quando arrivò a Milano per incontrare i futuristi, si trovò a colazione con Prampolini. Prampolini lo guardò e gli disse: tu sei impaziente, nervoso come noi. E Munari fece parte del futurismo milanese. Sì, grazie. Un po' più di impazienza. Grazie a Michele De Lucchi e grazie a tutti voi. Buon Super Salone. Grazie.